Il 2 giugno 1972 il presidente della provincia di Trieste riceveva una lettera firmata Marco Cavallo. Nella missiva, passata poi alla storia, l'animale chiedeva di essere salvato dal mattatoio, rivendicando il proprio diritto al pensionamento e alla vita. A scrivere al presidente della provincia in realtà furono i detenuti dell'allora manicomio diretto da Franco Basaglia, che trasformarono quel cavallo di legno e cartapesta azzurra, fino ad allora mera macchina teatrale, in un simbolo. Quel simbolo di libertà, salute mentale e superamento della detenzione nei manicomi è tornato a galoppare nel quartiere di Mater Dei, dove l'ormai ex OPG, oggi occupato dal collettivo Isopaz, un luogo abbandonato dal 2008, è diventato memoria di cosa sono stati gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia. Dal 1 aprile, infatti, i nosocomi per legge sono stati sostituiti dalle REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che non potranno però ospitare più di 20 degenti. Parte del lavoro dei ragazzi del collettivo Isopaz non è solo restituire uno spazio alla città, ma soprattutto dar voce alle storie che ancora abitano la memoria di quel luogo. Tutto ciò che racchiude questo posto parla ancora di cosa sono stati gli OPG fino a oggi e probabilmente di cosa saranno in queste prime fasi di transizione, di cosa potrebbero essere le REMS, di cosa sono le carceri in Italia. Quindi appropriarsi della memoria del posto e tenere sempre accesa l'attenzione su questo è un punto imprescindibile. L'importante è non fermarsi a questo, quindi fare nella pratica tutto ciò che c'è di potenziale a partire dallo stesso posto, per appunto in un senso immediatamente opposto. Parte di questo difficile lavoro è già forse riuscito, grazie al reading delle poesie di Michele Fragna, uno degli ex internati dell'OPG di Mater Dei. Per 5 anni Michele ha abitato quel luogo, che oggi è diventato un ritrovo, dove i ragazzi del collettivo hanno dato voce ai suoi versi. Michele, tra il pubblico, ha ascoltato le sue parole prendere forma, in uno dei giorni forse per lui più significativi. Si chiudono gli ospedali psichiatrici e giudiziari, se ne parla da tempo, è una cultura da questo punto di vista, essendo anch'io nel mio piccolo esperto di psichiatria, in quanto paziente, no, voglio dire. Ecco, è un grande momento di liberazione. Ora non ce l'ho la poesia, se volete sentire una poesia, però io sono contento di essere libero, ecco, questo, viva la libertà.